Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con un nuovo accettare qualsiasi offerta challenge. Siamo qui con la Lazio perché ovviamente Ricky l'ha fatto con la Roma, quindi facciamo il derby da capitale. Proverò a portare la Lazio in Europa, le regole ormai le sapete, andiamo a accettare qualsiasi offerta nella sessione invernale e non possiamo fare mercato, non possiamo comprare. Mentre nella seconda sessione, quella invernale, possiamo comprare e ci pare, però continuare a accettare qualsiasi offerta ci arriva. Come vedete, a parte questi prestati, non ci sono molti giocatori che non possiamo vendere, anche se non sono nemmeno troppo pochi. Maurizio è tornato allo Spartak, Ciro Immobile che è appena arrivato dal Siviglia, quindi buono. Purtroppo, come vedete, non ci sono portieri, perché il primo portiere è Marchetti, ma è sul mercato, esattamente come Strakosha, o Strakosha, come si dice, e Vargic. L'obiettivo della serie è andare a rimanere con almeno un portiere. Comunque abbiamo messo tutti sul mercato, come avete visto, quelli che potevo mettere, gli altri, quelli che vedete che non sono stati messi e perché non li posso mettere, che sono appena arrivati. Adesso andremo a accettare qualsiasi offerta ci arriverà, sperando ce ne arrivi come al solito il meno possibile. Ok, la prima offerta è per Toncara e va benissimo. Se ne va il primo giocatore, però 65 non ci serve più di tanto. Altra offerta stavolta molto più importante, ovvero per Felipe Anderson. Purtroppo se ne potrebbe andare 18 milioni e basta all'Arsenal, uno dei nostri talenti di maggior valore. Se ne va all'Arsenal, peccato. Ok, venduto sia Tunkara che Felipe Anderson. Arriva un'offerta per Milinkovic-Savic, 11 milioni. Anche qui sono stati bassi e gli è andata bene. Ok, venduto Milinkovic-Savic. Arriva un'offerta per Marchetti, 9 milioni e mezzo. Mannaggia. Venduto Marchetti. Arriva un'offerta per Dusan Basta, il nostro terzino titolare. 8 milioni va al Bayern Leverkusen. Altra offerta per l'altro terzino, che anche se è anche centrocampista centrale, Senad Nulic va all'Inter, incredibile. Ok, si è infortunato, un parolo però per solo 5 giorni, quindi va bene. Basta, se n'è andato, Nulic se n'è andato, arriva un'offerta per il nostro difensore centrale più forte, ovvero De Vrij, ben 20 milioni, se ne va al Barcellona. Questa è probabilmente la vendita più onerosa, sicuramente. Ok, se n'è andato anche De Vrij, offerta per Luca Crecco, un ventenne, 62. No, non devo rifiutare, devo accettare. Se ne va anche lui. Siamo a 77 milioni di budget, non male. Ok, andremo a simulare la partita dell'Atalanta. Una formazione che ancora è decente: Strakosha, Patric, Bastos, Maurizio, Radu, Leiva, Parolo, Morrison, Nani, Immobile, Luis Alberto. Nani, Luis Alberto sulle fasce. Immobile, punta. Andiamo a vincere 3-2. Doppietta di Nani, grandissimo. Nani, grande. Ok, è arrivata un'altra offerta per trasferimento. Stavolta di Georgievic, solo 3 milioni e 9. Se ne va al Palermo. Diciamo che non mi dispiace più di tanto visto che abbiamo Immobile e Caicedo come riserva, quindi adesso andiamo a simularci la partita contro la Juventus, anche se in casa sarà dura andare a vincere, però noi ci proviamo, non molliamo, vediamo un pochino che risultiamo andiamo a fare. La Juventus sarà difficile batterla, infatti vince 3-0, Matuidi, Dybala, Higuain, dura, eh. Ok, arriva un'offerta anche per Stefan Radu, non capisco perché la mia valutazione sia 85, 8 milioni a parte di Southampton, potrebbe andare via anche lui. Siamo praticamente senza terzini, anche se abbiamo Lukaku, quindi diciamo che un terzino sinistro ce l'abbiamo di riserva, neanche tanto male, o meglio su FIFA neanche tanto male, perché è buggato, però insomma, visto che ci deve giocare il computer e non io, chi lo sa. Ok, il mercato si è concluso, non è andata nemmeno troppo male, siamo rimasti per fortuna con un portiere che è Strakosha. Abbiamo Lukaku, Maurizio, Bastos, Patric in difesa, Morrison, Leiva, Parola, centrocampo, Luis Alberto, Immobile e Nani. Quindi adesso andremo a simulare fino al mercato invernale. Vediamo un pochino come saremo in classifica. Ok, ci siamo, siamo arrivati al 2 gennaio, quindi adesso andremo a vedere quanto siamo di... Oddio, 80 di valutazione, non male. La dirigenza dice non siamo in corsa, però 80 di valutazione è comunque una buona valutazione. Vediamo un pochino come siamo in classifica. Siamo 14esimi, 22 punti. Poteva andare peggio, abbiamo una partita anche in meno, quindi in teoria, vincendo per caso, andremo a 25 punti e quindi saremmo decimi, quindi buono, buono, a soli 5 punti dall'Europa. Io vorrei provare ad arrivare in Europa, quindi continuo a vendere tutti i giocatori, anzi vado ad aggiornare la lista e poi provo qualche offerta. Come vedete, i giocatori che ho trasferito io del mercato estivo, questo vero e proprio, non si possono mettere in lista, mentre i giocatori che sono arrivati trasferiti dal gioco sì. Quindi questo è per chiarirvi bene l'idea, quindi ad esempio Maurizio non lo posso mettere, Immobile sì, Nani non lo posso mettere, Lukaku sì. Ok, mentre aspettiamo un pochino le risposte dei vari club,
a cui ho fatto le offerte, andiamo a simularci questa partita con la Sampdoria. È molto importante qui non perdere punti, perché qui abbiamo ancora la squadra non rivoluzionata, Immobile, Murgia, grandissima Murgia, la risolve all'81esimo, 2-1, Murgia. Ok, intanto è arrivata un'offerta per Vargic, il nostro adesso secondo portiere. Ovviamente sto cercando anche un primo portiere per sostituire Strakosha. Intanto per il momento non lo posso nemmeno vendere perché abbiamo una rosa troppo stretta. Aspettiamo magari di comprare qualcuno e poi lo potremo vendere. Tanto simuliamo con il Crotone, guardiamo un pochino come va questa partita. Ancora non abbiamo fatto acquisti, quindi la formazione è sempre la stessa. Speriamo di vincere, in caso del Crotone sarebbe importante prendere 3 punti. 2-1, un altro 2-1, stavolta Leiva e Nani contro Stojan. Quindi per il momento stiamo andando benino in campionato, non benissimo ma benino. Ok, intanto sono state accettate due offerte proprio dal Sassuolo, di Domenico Berardi e Andrea Consiglio. Andrei a prendermeli entrambi. Seguiamo anche questa partita in Coppa Italia contro il Chievo. Ancora nessuno acquisto, ancora non è andato via nessuno, anche perché dobbiamo prima comprare per poi vendere. Non dovrebbe essere un problema, sto per chiudere qualche trattativa. Intanto Nani fa un'altra doppietta, ottimo insegno anche Bastos, e quindi andiamo avanti anche con la Coppa Italia, perfetto. Ok, arrivano i primi giocatori, assolutamente un terzino destro che ne avevamo bisogno, Stefan Lichtsteiner, quindi grande esperienza per lui, va a coprire molto bene, soprattutto a livello difensivo la fascia destra. Io qui ragazzi ero indeciso tra Berardi e Salah, però Berardi mi costa parecchio meno, anche di stipendio, io prendo lui, poi male male possiamo prendere anche Salah, però ancora aveva rifiutato lui l'offerta di contratto, quindi direi per il momento lasciamo stare Salah. Andiamo a aggiungere questi due giocatori alla lista, intanto possiamo andare a vendere anche gli altri giocatori. Quindi possiamo accettare questa offerta per Patric e non ce ne dovrebbero essere altre, no. Ok, arriva anche il portiere, sarà Andrea Consigli, pagato 21 milioni, però secondo me spesi molto bene, andrà a sostituire Strakosha, quindi abbiamo sicuramente un buon portiere per la seconda parte di campionato. Speriamo di avere anche un buon attaccante, perché io ho paura che se ne vada Immobile. Andiamo a simulare la partita contro l'Atalanta proprio con Consigli in porta, abbiamo anche Lichtsteiner in campo, insomma Berardi, la rosa inizia a migliorare, speriamo di fare bene. 2-0, in gol Morrison e Luis Alberto dalla panchina, va benissimo anche così. Ok ragazzi, arriviamo alla doppia sfida con la Juve con un nuovo giocatore, bene sì, perché Allan ha accettato il contratto, arriva per 20 milioni, quindi secondo me anche un buon prezzo. La Lazio, quindi ci serviva un centrocampista centrale, ci avanzano ancora 25 milioni, però più 335 di budget stipendi, quindi in teoria anche più di 30 milioni abbiamo. Ok, speriamo di fare meglio del 3-0 all'andata, anche se sarà difficile, però la formazione non è per niente male. Ancora non sono arrivate offerte per Immobile, quindi per il momento siamo con lui in attacco e va benissimo. E un pinome finisce 2-1 per la Juve, infatti siamo migliorati. Purtroppo si fa male Berardi, spero non sia niente di grave. Segna Lichtsteiner, tra l'altro, l'ex della partita. Vediamo un pochino quanto resta fuori Berardi, 9 giorni, va benissimo. Intanto è arrivata un'offerta per trasferimento di Luis Alberto, va bene, era un buon sostituto, però comunque non è un titolare, 10 milioni e mezzo aumenta il nostro budget. Ok, arriva anche il difensore cercavo ed è Daniele Rugani per 23 milioni, arriva alla Lazio, ci avanzano ancora 15 milioni, però deve essere perfezionato la vendita di Luis Alberto, quindi arriveremo comunque a 25 milioni di nuovo. Arriva Daniele Rugani che ovviamente sarà titolare al posto di Wallace, ottimo così, andiamo avanti, forza Lazio. Ok, di nuovo contro la Juve, stavolta in Coppa Italia, speriamo di passare, non sarebbe male, la squadra è sempre la stessa, Berardi, Immobile, Nani, il tiro d'attacco, guardiamo un pochino come andrà. Centrocampo abbiamo Leiva, Parolo, Allan, non è malissimo, potremmo anche prendere un centrocampista difensivo, però qui andiamo a perdere 3-0 purtroppo con Modric, ha preso Modric la Juve e doppietta di Dybala, vabbè. Intanto se ne va anche Vargic per 900.000 al Krylia Sovetov, sto cercando di prendere un terzino sinistro e forse un centrocampista difensivo centrale. Ok, ho provato due terzini, ovvero Ansaldi e Costa. Costa non vuole trasferirsi mentre Ansaldi sì, quindi andiamo a levare anche un terzino, una concorrente, ci rimangono solo 6 milioni, quindi non penso di poter fare altri acquisti a meno che non se ne vada qualcun altro. Eccola qui un'offerta che arriva dalla Juventus per Maurizio, che ci potrebbe levare un difensore centrale, non vorrei rimpiazzarlo perché comunque abbiamo Wallace e Bastos in panchina, vorrei più prendere un centrocampista difensivo centrale, avevo provato per Mendy, ha rifiutato il contratto, vediamo di offrirgli qualcosa in più. Intanto simuliamo in casa con il Chievo, speriamo di vincere, di continuare questa ripresa in campionato, siamo vicini alla zona Europa, quindi perché non crederci. 2-0, Nani e Berardi, i nostri due esterni d'attacco, vanno a segno e quindi ci riportano più in su in classifica.
Ok, è arrivata un'offerta per Jordan Lukaku, quindi per fortuna abbiamo preso Ansaldi, se ne dovrebbe andare via, quindi in realtà potrei andare a prendere un altro giocatore, visto che arriva Nampamins, come si chiama, Mendy, in realtà ci leva un po' in tutti i fondi, quindi non penso di poter andare a prendere un altro giocatore, però arriva Mendy che è un buon sostituto, forse anche titolare, adesso andiamo a vedere un po' in quant'è l'overall. Comunque è un buon 78, quindi va a prendere il posto di Lombardi in panchina e potrebbe anche andare a titolare per Leiva, che per il momento lascio, visto che per il momento la squadra sta girando abbastanza bene, ma Mendy è quasi un titolare. No, ragazzi, è arrivata l'offerta per Ciro Immobile da 25 milioni e mezzo esattamente il suo valore. Non so se andare a cercare una punta oppure un terzino. Penso una punta perché di Caicedo non mi fido troppo. Ok, ragazzi, ho provato delle offerte. L'unica accettata è quella per Iago Aspas da 25 milioni. Quindi, ragazzi, io provo con lui. Gli offro veramente tutto quello che ho. Speriamo che arrivi perché ci serve un attaccante di livello lì davanti. No, come contratto rifiutato? Non scherzare. Non scherzare, Aspas. Non scherzare. Ti do tutto quello che posso, tutto. Mi rimangono 4 euro, ragazzi, nemmeno il pranzo. Che è l'ultimo giorno di mercato si è chiuso, speriamo che sia arrivato a Spass, se no dobbiamo giocare con Caicedo. Purtroppo nessun altro aveva accettato. Purtroppo no, non è arrivato a Spass e dovremo giocare con Caicedo. Male, malissimo. Ok, andiamo a simulare fino a giugno. Speriamo di arrivare in Europa. Siamo a un solo punto dall'Europa, ma sarà difficile visto che secondo me la rosa si è quasi peggiorata, devo dire. Ok, ragazzi, ci siamo. Momento della verità. Guardiamo da 80 di valutazione. Scendiamo a 76. Non dovremmo essere calati troppo in campionato. Ebbene sì, siamo arrivati quarti, ragazzi, quarti in Champions, esattamente come con l'Inter, però questa volta, diciamo, con la Lazio, quindi una squadra un pochino più scarsa, tra virgolette. Siamo arrivati davanti alla Roma, tra l'altro anche meglio del risultato che ha fatto Ricky con la sua Roma, davanti al Milan, dietro Juve, Inter e Napoli, quindi diciamo un campionato veramente eccezionale per questa Lazio che finisce con 17 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte, mentre in Coppa Italia ci siamo dovuti arrendere alla Juve che poi ovviamente ha vinto, quindi ovviamente come sempre dominio Juve. Andiamo a vedere nei marcatori che Nani è arrivato secondo proprio dietro Dybala. Veramente eccezionale il campionato di Nani. Poi abbiamo Yaic, Cuadrado, Eder, che tra l'altro lo volevo comprare, però non ho fatto l'offerta e ho sbagliato. Infatti la dirigenza tra l'altro è abbastanza contenta perché abbiamo fatto un buon risultato. Ci arrivano anche 40 milioni, ma non ci interessa visto che l'episodio e quindi la carriera con la Lazio si chiude qua. Diciamo un ottimo risultato. Sono molto contento che la Lazio sia arrivata in Europa anche grazie a me. Insomma, diciamo abbiamo fatto un mercato decente. Chiudiamo con questa rosa che non è per niente male. Caicedo ovviamente doveva essere sostituito da un altro attaccante, però abbiamo consigli Rugani, Lichtsteiner, Ansaldi, Wallace, Allan, Leiva, Parolo, Nani, Caicedo, Berardi. Ho cercato di rubare tra virgolette vari giocatori al campionato italiano anche perché è una mossa tattica per indebolire l'avversario. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche la nostra pagina Facebook, il profilo Instagram e il secondo canale. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.